Giovedì della terza settimana di Quaresima. Il mio cuore e la mia carne hanno fame di te, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. I racconti evangelici che descrivono la folla che seguiva Gesù e dichiarava la sua ammirazione verso di lui ci stupiscono e in parte ci infastidiscono. Lo stupore si riversa come sempre sulla figura e sul comportamento di Gesù. Il fastidio è dovuto alla considerazione del comportamento della folla, che spesso è opportunista. Gesù manifesta il suo dissenso quando, rivolgendosi alla folla, afferma che lo cercano perché hanno potuto godere per il moltiplicarsi dei pani. È purtroppo vero che la folla vuole il pane che sfama il corpo. Gesù invece, che è il pane vero, il pane di vita eterna, offre alla folla non la manna, ma la sua vera carne. Anche quando la folla si dimostra opportunista e interessata, Gesù non smette mai di mostrarsi premuroso verso tutti. Gli evangelisti dicono che egli provò compassione nel vedere quelle persone che lo seguivano e che erano come pecore senza pastore. Comandò ai discepoli di farli sedere a gruppi, poi li sfamò con i 5 pani e i 2 pesci messi a disposizione da un bambino. Pur vero che l'umanità soffre la fame, fame materiale, ma soprattutto fame di essenzialità, ma è altrettanto vero che l'umanità ricorre ed elogia chi si preoccupa di offrire il pane materiale e non segue coloro che offrono il vero pane. Gesù senza di quel pane non si può vivere. Solo il Padre può darci il pane disceso dal cielo, che ci nutre per la vita eterna. L'uomo, affamato di essenzialità e che langue nella grande miseria dello spirito, non può mai placare la sua fame alla mensa umana. Perfino le briciole della mensa divina possono sfamare per sempre la fame del mondo intero. Mi accosterò con avidità alla mensa della tua parola, Signore, per nutrirmi solamente di te. Preghiera per la Quaresima. O Signore, troppe sono le proposte, troppe le distrazioni. Su cosa devo costruire la mia vita? Oh Signore, cerco certezze e felicità. Chi mi sazierà per sempre? Oh Signore, troppi sono i deserti nei quali mi perdo. Chi annaffierà la mia anima? Oh Signore, mi circonda troppa superficialità e tristezza. Esiste la roccia che rende eterna la mia vita? O Signore, trasforma i miei deserti in prati fioriti. Desidero essere radice che affonda lungo i fiumi. O Signore, sii tu la mia roccia che nemmeno la morte distrugge. Voglio fare della mia vita una casa forte, per questo punto tutto su di te. O Signore, siamo deserti inquieti, siamo pula al vento, finché non ci immergiamo nel balsamo del tuo amore. Amen. Litanie del pentimento. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici, Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. O Dio clemente, che manifesti la tua onnipotenza e la tua bontà, abbi pietà di noi. O Dio, che pazientemente aspetti il peccatore,
Abbi pietà di noi, o Dio, che affettuosamente lo inviti a pentirsi, abbi pietà di noi, o Dio, che tanto gioisci del suo ritorno a te, abbi pietà di noi, da ogni peccato, mi pento di cuore, o mio Dio, di ogni peccato in pensieri e parole, mi pento di cuore, o mio Dio, di ogni peccato in opere ed omissioni, mi pento di cuore, o mio Dio, di ogni peccato commesso contro la carità, mi pento di cuore, o mio Dio, per ogni rancore nascosto nel mio cuore, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver accolto il povero, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver visitato l'ammalato ed il bisognoso, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver cercato la tua volontà, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver perdonato volentieri, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per ogni forma d'orgoglio e di vanità, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Della mia prepotenza e di ogni forma di violenza, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. D'aver dimenticato il tuo amore per me, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Di aver offeso il tuo amore infinito, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Perché ho ceduto alla menzogna e all'ingiustizia, mi pento di tutto cuore, o mio Dio. O Padre, guarda il tuo figlio morto in croce per me, e in lui, con lui e per lui, che ti presento il mio cuore pentito di averti offeso e pieno di ardente desiderio di amarti, di meglio servirti, di fuggire il peccato e di evitarne tutte le occasioni. Non rigettare un cuore contrito ed umiliato, ed io spero, con viva fiducia, di essere esaudito. Preghiamo. Manda su di noi, Signore, il tuo Santo Spirito, che purifichi con la penitenza i nostri cuori e ci trasformi in sacrificio a te gradito, nella gioia di una vita nuova. Loderemo sempre il tuo nome santo e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Amen. Fioretto del giorno. Nell'eccitazione di una discussione, rifugiarsi in un'Ave Maria, in una invocazione, in una giaculatoria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.